Una sera mi scuso per il ritardo in cui sono arrivata, innanzitutto. Porto il saluto di Don Ciotti e dell'ufficio di presidenza che mi ha dedicato ad essere presente, ma soprattutto ringrazio gli organizzatori per un semplice motivo, quello che già aveva evidenziato sia la dottoressa che il tenente. Forse un'iniziativa come questa, non dico che è un unicum, ma è molto raro nelle Marche. Questo mettere insieme le forze dell'ordine, la magistratura, la società civile, operatori economici e professionisti, perché la lotta alle mafie, sotto qualsiasi forma esse si manifestino, non deve appartenere soltanto alla repressione, quindi non dobbiamo soltanto delegare le forze dell'ordine e la magistratura a fare il loro dovere. Noi già li ringraziamo per tutto quello che hanno fatto in passato e per tutto quello che continueranno a fare. Diciamo che non ci piace avere libera parlare di società civile, perché questo presupporrebbe la presenza di una società incivile e non mi vorrei annoverare tra gli incivili del mio paese, bensì parliamo spesso di società corresponsabile. Corresponsabile significa proprio questo, fare ognuno la propria parte, forze dell'ordine, magistratura, ordine dei professionisti, perché purtroppo troppo spesso si parla di quella zona grigia, di quei colletti bianchi, troppo spesso si parla con retorica di etica delle professioni, parliamo invece della professione dell'etica, e quello forse dovrebbe veramente appartenere ad ognuno di noi, a prescindere dalla nostra cultura, dalla nostra provenienza o dalla nostra attività quotidiana, quindi che siamo avvocati, che siamo bancari o che siamo magistrati, o semplicemente componenti di un'associazione che fa della lotta alle mafie la propria attività principale. In realtà, se prima era difficile parlare soltanto dopo la dottoressa Pronti, adesso parlare dopo tutti gli interventi che mi hanno preceduto è davvero molto più difficile, soprattutto perché la nostra associazione a livello regionale è relativamente giovane. Diciamo proprio che Libera è maggiorenne da quest'anno, nata nel 95, quindi quest'anno ha compiuto 18 anni, e noi lavoriamo sul territorio partendo dalle cosiddette Marche sporche da soltanto 6 anni, e in questi 6 anni da Ascoli Piceno, da Iesi, da Pesaro, da Macerata e da Fermo spesso siamo stati tacciati di pazzia a parlare di mafie nella nostra regione, considerata da sempre un'isola felice. Così quando ad aprile abbiamo letto una struttura satellite di Casalesi nei Marche per riciclare denaro sporco, ci siamo tutti chiamati dicendo: no, non siamo dei pazzi visionari, perché spesso nei nostri interventi cercavamo di far capire che le mafie non sono più quelle con la coppola, insomma, ma si insinuano e si infiltrano nell'economia, nella società in diversi modi. E quindi, diciamo, non dico che siamo stati contenti di leggere, insomma, di vedere acclarata questa notizia. Ma sicuramente che questa notizia diventasse il patrimonio di tutti i marchigiani è stato per noi importante, perché la nostra attività sui territori non fosse un rilanciato nel vuoto, perché spesso parliamo di mafia, ma noi spesso e soprattutto parliamo di mafiosità, di comportamenti, quei comportamenti che appartengono ad ognuno di noi, probabilmente ancora di più ai professionisti, e perdonatemi se ve la prendo con voi. Perché è quel comportamento che parla di una legalità sostenibile, a quell'opportunismo che in realtà appartiene ad ognuno di noi. Invece qui si parla veramente di reati. Ora, se l'avvocato Mani ci dice che Libera la conoscono tutti, io me lo auguro sempre, ma purtroppo non è sempre così. E allora faccio un breve excursus storico della nostra nascita, perché si ricollega un po' a quanto diceva il tenente Lucignano. Libera nasce nel 95, sul momento emotivo che ha coinvolto tutti i cittadini, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, gli attentati di Milano e Firenze e Roma, e in quel momento Don Ciotti, il nostro presidente fondatore, si è trovato di fronte a due esigenze fondamentali. Da una parte la memoria delle vittime di mafia, quindi tutte queste vittime della violenza gratuita, di chi vuole imporre con violenza e
soprattutto economico, tutte persone che non volevano essere eroi, ma che semplicemente facevano il loro lavoro. Penso all'avvocato Serafino Famà, visto che parliamo in materia di avvocati principalmente, e non solo Falcone Borsellino, ovviamente. Quindi dare dignità a quelle vittime di mafia, e oggi Libera non solo ricorda ogni anno il 21 marzo la storia di ognuna di queste persone, ma soprattutto accompagna e tutela anche a livello proprio legale la storia di questi familiari. Dall'altra parte, secondo la seconda scelta di intuizione fondamentale di Don Luigi, che non è stata fondamentalmente di Don Luigi, è quella che la forza delle mafie passa attraverso il potere economico, come giustamente i relatori prima dicevano. Quindi nel 95 inizia una mobilitazione veramente molto partecipata, circa 1,5 milioni di cittadini italiani provenienti da diverse realtà, diverse sensibilità, diverse culture, hanno firmato una legge di iniziativa popolare per far sì che diventasse legge la legge 109 del 96, la legge La Torre, quella che consente appunto la confisca dei beni, il sequestro, la confisca dei beni mafiosi e il riutilizzo ai fini sociali. Ecco dunque che quella è veramente forse l'impatto più forte che Libera ha avuto dal 95. Vi leggo semplicemente una frase di un mafioso per farvi capire qual è appunto l'approccio che il mafioso ha su quello che ritiene cosa propria, quindi sul potere economico, sui soldi, su tutto quello che gli consente di dominare completamente un territorio. Basta essere incriminati nel 416 bis e automaticamente scatta il sequestro dei beni. Cosa più brutta della confisca dei beni non c'è, quindi la cosa migliore è quella di andarsene. Sono parole di Francesco Inzerillo, esponente di uno dei clan più importanti di Palermo e leader degli scappati, che ben sintetizzano il pensiero di Cosa Nostra circa la confisca dei beni, considerata la peggior sciagura in cui possono incorrere gli appartenenti ad un'associazione mafiosa. Ecco quindi che la roba, i soldi, il potere economico tolto ai mafiosi e restituito alla collettività, così come quella legge ci consente di fare oggi, è il peggior affronto che può essere fatto nei confronti di queste organizzazioni criminali. E il dato che citava appunto il tenente poc'anzi, quei 24 beni confiscati alle mafie nel nostro territorio, nella regione Marche, a noi in realtà di Libera sembra un dato grandioso, ma per un semplice motivo, perché proprio in una regione considerata Isola Felice, diciamo così, far presentare un dato di questo tipo, 24 beni confiscati alle mafie, sembra già per noi un modo molto più concreto e tangibile per far conoscere l'attività di Libera, ma soprattutto per far conoscere e riconoscere non solo l'insediamento, non solo l'infiltrazione, ma un tentativo di consolidamento delle mafie nei nostri territori. Giustamente faceva riferimento il tenente anche alla presenza di Totò Riina nel carcere di Marina del Tronto, Vasco di Picena. Oggi c'è ancora Pippo Calò in carcere sempre a Marina del Tronto, quindi questo significa sicuramente che si creano degli equilibri sui territori che richiamano la presenza di famiglie mafiose, di cosiddetti picciotti. Quindi diciamo che la nostra attività sul territorio qui, io sarò brevissima perché penso che la giornata sia stata, il pomeriggio sia stato molto intenso e chi mi ha preceduto è stato sicuramente molto più competente di me. L'attività di Libera sul territorio è quella di sensibilizzazione, di coinvolgimento delle scuole, delle università, delle associazioni di ogni tipo di provenienza e di ogni tipo di sensibilità, perché Libera in quel 1995 nasce da un patto sociale, cosiddetto patto sociale, tra diverse realtà, dalle ANLI all'ARCI, in mezzo a tutte quelle associazioni e cittadini che ritengono che la nostra Italia è un paese civile in cui vogliamo far prevalere i nostri diritti, in cui lo Stato deve garantire i nostri diritti e non farceli concedere dalla mafia o dalle mafie, come spesso diciamo. Quindi ecco, il sostegno ai beni confiscati
confiscati alle mafie, che Banca Etica da sempre ci, in questo Banca Etica spesso ci affianca come le forze dell'ordine. Ci tenevo anche a sottolineare due campagne nazionali che sono attive in questo momento. Da una parte una che appunto vede coinvolti i beni confiscati alle mafie, perché oggi molte aziende confiscate alle mafie sono soggette a fallimento e spesso i dipendenti di queste aziende non sono soggetti agli ammortizzatori sociali, quindi c'è una legge di iniziativa popolare promossa da CGIL insieme a Lega Coop, Agri, Parci, che si chiama Io riattivo il lavoro, che consente appunto almeno 50.000 cittadini, se firmano questa petizione, è possibile presentare una legge di iniziativa popolare in Parlamento di questo tipo. Dall'altra parte siamo reduci da un'altra campagna che sta continuando, che è un po' collegata a quanto si diceva prima. La campagna si chiama Riparte il futuro, una campagna lanciata da Libera e Gruppo Abele, quindi la sentiamo proprio sulla pelle, contro la corruzione. Una campagna che è iniziata perché la corruzione, come la Corte dei Conti ha già detto, costa 60 miliardi di euro l'anno al Paese Italia, e questo significa meno servizi, meno trasporti, meno infrastrutture, e chiaramente Libera, ma credo ognuno di noi, non voglia un Paese in cui la corruzione abbia questo peso sulla nostra economia. Allora, in campagna elettorale Libera ci ha messo la faccia e ha chiesto a tutti i candidati di tutte le forze politiche, perché crediamo fortemente che la lotta alle mafie, alla corruzione, a ogni forma di illegalità non abbia bandiera politica, non abbia un colore specifico, ma debba appartenere proprio ad ognuno di noi. Quindi si è chiesto ai candidati innanzitutto la trasparenza, quindi una presentazione del proprio curriculum, la presenza di eventuali conflitti di interessi e la sottoscrizione di un impegno, quello di variare, modificare entro i primi 100 giorni di attività parlamentare l'articolo 416 ter del codice penale, che sanziona oggi il voto di scambio politico mafioso, ma oggi lo sanziona soltanto dietro erogazioni di denaro. Libera chiede ai deputati, oggi deputati, prima candidati, oggi deputati, di aggiungere la locuzione altra utilità, perché è chiaro che non si passa più, la corruzione non passa più tramite le tangenti, o mazzette, come le vogliamo chiamare, ma attraverso altre forme di corruzione. Martedì sono stato in Parlamento, fieramente dico che almeno 16 parlamentari marchigiani sono braccialetti bianchi, perché la campagna era caratterizzata da un braccialetto bianco che ho provato come libera insegna proprio. E mancano solo 46 giorni alla realizzazione di questo proposito. Noi come Libera Marche, come Libera tutta, speriamo che ci riusciremo anche in questo clima che forse vede troppe divisioni, ma dal punto di vista politico, sociale, economico. Quello che dicevo all'inizio è che forse è un po' il filo conduttore di tutti gli interventi, è questo stare insieme, perché il no alle ingiustizie, alla criminalità, alle mafie, alla corruzione debba diventare un noi, una realtà che appartenga profondamente all'esperienza di ciascuno, per poi portarla nella vita di tutti i giorni, che siamo avvocati, che siamo commercialisti, che siamo associazioni, studenti o sacerdoti. Concludo veramente con due segnalazioni. Visto che Banca Etica è qui, io faccio un po' di marketing, perché come Libera Marche abbiamo un protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Macerata, con il Dipartimento di Economia e Diritto, e abbiamo proposto una scuola di formazione, di alta formazione sull'antiriciclaggio. Mi sono specializzata in antiriciclaggio e ritengo, sia come referente di Libera, ma condivisa con tutto l'ufficio di presidenza, che questa sia una tematica assolutamente attuale e un modo per sconfiggere le infiltrazioni mafiose. Dall'altra parte, colgo l'occasione per invitarvi tutti il prossimo 28 giugno a Cupra Montana, perché c'è appunto lì un bene confiscato al Banda della Magliana, che è stato sequestrato, confisca di primo grado, confisca definitiva, assegnazione del bene al patrimonio del comune di Cupra Montana, che ha stabilito una convenzione con due
cooperative, lì sorgerà, sorta già fisicamente, una comunità, una struttura che ospiterà malati, ragazzi con disagio psicologico. C'è accanto un orto che verrà coltivato in maniera con prodotti biologici, che servirà anche proprio al reinserimento di persone svantaggiate nel lavoro. Ecco quindi che la legalità porta anche un nuovo modo di affrontare l'economia, consegna lavoro legale dove prima c'è semplicemente l'illegalità. Questa credo che sia un segnale concreto di come le mafie siano anche qui nelle Marche, e dei Cappucciotti, quindi per inaugurare questo bene. Quindi veramente siete tutti invitati, 28 giugno, ancora non sappiamo gli orari perché con le scorte e quant'altro, ma ci farebbe piacere appunto che questo noi sia il più possibile.